congeniale all'ambiente rotariano. L'etica è quella branca della filosofia che consente di distinguere i comportamenti umani in buoni e giusti o cattivi e moralmente inappropriati. Personalmente vedo l'etica come la ricerca di uno o più criteri che consentano all'individuo di gestire adeguatamente la propria libertà nei confronti degli altri. Questa sera il vescovo di Parma incontra il Rotary Parma Farnese. L'amicizia, il senso etico, l'impegno sociale, la fiducia nei valori e nella volontà di trasmetterli alle nuove generazioni sono gli ideali con i quali il Rotary si è rafforzato e consolidato nel mondo. Dobbiamo essere educatori e promotori di cultura con un'attenzione costante per la persona, una capacità progettuale che sa cogliere i bisogni e trasformarli in progetti concreti. Due parole per presentare il nostro vescovo, ordinato presbitero il 28 giugno del 1980 per l'arcidiocesi di Modena Nonantola. Sua eccellenza Monsignore Enrico Sormi è stato nominato vescovo di Parma il 19 gennaio 2008 da Papa Benedetto XVI. Riceve l'ordinazione episcopale il 9 marzo 2008 nella cattedrale di Modena dall'allora arcivescovo abate di Modena Nonantola Benito Cocchi, che noi conosciamo bene. Insegnante di teologia morale presso il seminario interregionale di Reggio Emilia, dal 27 maggio 2010 è presidente della commissione episcopale permanente per la famiglia e la vita della Conferenza Episcopale Italiana. È un grande appassionato di calcio, tifoso dell'Internazionale Football Club, e lo dico con orgoglio perché io sono interista come lui, e fino alla sua nomina episcopale è stato assistente spirituale della squadra di calcio Modena Football Club. Prego. Questa accoglienza, questa umida serata che non ci saremmo attesi, eravamo già voglia di primavera tutti. Vi ringrazio di avermi chiamato qui a essere con voi questa sera su un tema molto intrigante, molto attuale, ma ecco, il tema dell'etica. Sembra di parlare di etica e sciogliere gli ormeggi per un mare estremamente vasto, perché ci sono termini, parole che hanno avuto il significato a volte corroso da tanti modi di intendere, che stanno a indicare molte cose, da indicare una ampiezza tale nella quale è difficile trovare una rotta. Quindi io, lungi da me da offrire definizioni o andare a dare risposte esaustive, voglio semplicemente proporvi una rotta in questo grande mare, cercando per quanto possibile individuare forse alla fine alcune parole chiavi dalle quali non potremmo, dovremmo desumere degli atteggiamenti e ancora prima delle scelte secondo coscienza. Credo, ecco, io conosco diversi alcuni di voi, conosco, diciamo così, di molti il cursus honorum, non conosco il riferimento agli studi che sono stati compiuti, quindi rischio di parlare, di usare termini che sono colti in modo disuguale, seconda anche di scuole di pensiero. Vorrei semplicemente, cercherò di farlo, offrire una rotta, lasciando poi logicamente anche quel confronto fecondo con il proprio impronte culturali, i propri studi, i propri scelte. Certamente
parlare di etica e parlare di un tema attualissimo, che troviamo riemergere fortemente in questi ultimi tempi. Uno potrebbe cogliere l'etica sotto un profilo semplicemente etimologico. Etica, ethos, significa costume. Pertanto, l'etica potrebbe anche essere semplicemente il vivere di costume presente. E, sotto altri aspetti, se volete, meno così, un po' più, meno bene, l'adattarsi a un costume presente. Certamente è da tenere in grande considerazione l'aspetto storico in cui noi ci troviamo, essere qui e ora, di avere l'opportunità di ragionare, di riflettere, di reagire sulle spalle della storia che è stata fatta. Sarebbe, a mio parere, utile considerare l'etica semplicemente come un adeguarsi, un trascrivere quello che normalmente viene fatto dai più. Per etica non vorrei anche sfuggire alla problematica opposta, cioè rifugiarsi nel mondo reso etereo dei valori. In realtà rischiamo, parlando di etica, di parlare di valori, giustamente per un certo verso, rischiamo di parlarle in un modo astratto, al punto tale che non li vediamo possibili, non li vediamo incarnati nella situazione attuale. Allora, da un lato l'etica può essere adattarsi e trascrivere un costume, dall'altro rifugiarsi lontani dal qui ed ora in un mondo astratto di valore. Credo che un riferimento essenziale del parlare di etica sia il riferirsi alla persona umana, nel cogliere il suo comportarsi, il suo vivere uno stile di vita, qui ed ora, avendo sempre uno strettissimo riferimento alla dignità della persona e alle caratteristiche proprie della persona. Qui probabilmente ci troviamo davanti alla realtà fondamentale, ma anche a tutto un insieme di scopi. Perché a secondo del modo nel quale noi intendiamo la persona umana, in questo modo anche noi fondiamo un'etica e ne tiriamo delle conseguenze, che si trovano poi necessariamente in tutti gli ambiti del vivere e in tutte le scelte che una persona deve compiere a seconda del suo stato di vita e della sua collocazione professionale. Credo che il riferimento alla persona sia, a questo punto, fondamentale. E qui potremmo anche ampliare il nostro orizzonte, al di là, oltre l'etica, anche altre dimensioni fondamentali dell'esistere umano, come ad esempio alla dimensione educativa e all'intendimento educativo da parte di genitori, da parte di insegnanti, da parte di una collettività. Ecco, educare sì, ma verso dove? A partire da chi? Ecco, il problema, il tema, si fa veramente incalzare. Credo che parlare allora della persona umana sia realmente centrale. Qui non voglio intrattenermi sopra lunghe disquisizioni, il tema porterebbe e richiederebbe ben oltre. Vorrei semplicemente attenermi a un taglio etico, che lo desumo dalla tradizione tomista, alla quale faccio riferimento non in quanto San Tommaso d'Aquino, che celebra una teologia
acuta e alta, quanto al Tommaso d'Aquino docente, che coglie, che pone grande attenzione proprio alla dimensione etica, intervistando per così dire la persona umana. Credo che ci siano alcuni criteri che siano tutto relevanti. Credo che alla base di tutto noi possiamo porre un assioma, che lo possiamo comprovare, credo, dall'esperienza interna nostra e credo anche dalla storia dell'umanità. C'è un principio fondamentale dal quale non è data ignoranza, o quantomeno può essere fondamentale estendendola a tutta l'umanità. Il principio detto con San Tommaso è fac bonum et vita malum, fa il bene ed evita il male. Questo potrebbe essere oggetto anche di studio, a partire dalla profondità di noi stessi, dove troviamo la nostra realizzazione, e a partire anche dalla storia dei popoli, un discorso molto esperienziale, per vedere se c'è una tensione al bene suffragata dalle tradizioni, dai miti, dalle legislature, dalle varie forme sociali. È un principio generalissimo questo, che si va a collocare a fronte di una persona che lo coglie e lo fa proprio. Una persona che ha delle dimensioni essenziali, che vedono la persona umana, per così dire, accomunata ad altri esseri viventi, ma che ne vedono anche la sua eminenza. Dimensioni della persona umana che descrivono anche i vari ambiti dell'etica. Certamente queste dimensioni, questi principi fondamentali che specificano questo principio fondamentalissimo, troviamo il valore della sussistenza, il valore della persona umana in quanto tale, diremmo oggi in altri termini il valore della vita, che è condizio sine qua non per fruire di tutti gli altri valori, non è un valore tra gli altri. Pertanto questo lo troviamo anche nel mondo animale, un animale per la vita sua, che diremo dopo dei cuccioli, si sacrifica, la difende, ma è certamente un valore anche propriamente umano. Parlare di valore della vita significa parlare anche di una dimensione personale unitaria, che fa del soggetto un tutt'uno, certamente spirito e corpo, ma anche una sua unità, al punto che una parte di me la considero nel tutt'uno della mia persona. Questo è un valore estremamente importante, questo direi un principio di totalità applicato alla persona, che certamente gli amici medici che certamente ci sono qui presenti ci testimoniano quanto sia importante. Intervengo mai e soltanto su un organo, ma colgo la persona nel suo essere, a partire da un momento particolare, casomai che è il momento della malattia. Quindi il principio della sussistenza, il valore della vita, il valore di una unità profonda dell'essere umano, che mi è data come principio fondamentale. Certamente l'essere umano non è mai, vado così per spannometricamente avanti, non è mai dato da solo. Il valore dell'uomo lo pone necessariamente in relazione a un tu, senza il quale non può esistere. Noi siamo nati dall'incontro di un tu, quello dei nostri genitori, che ci hanno trasmesso la vita e ci hanno accudito. Senza il loro accudimento noi non saremmo qui. Pertanto l'uomo ha in sé questa dimensione eminentemente sociale, che è sua, che è inscindibile rispetto al valore dell'esistere e al valore della vita. Ecco che qui certamente si apre una prateria di riflessioni etiche,
tutta la dimensione sociale, la collego in questa dimensione propriamente relazionale della persona umana. Al punto che se dico persona, dico anche relazione. E se dico persona, dico anche la necessità di una relazione nella quale mi costruisco e aiuto a edificare la persona dell'altro, nella quale trovo la possibilità di tessere relazioni feconde per il futuro dell'umanità e per il mio esistere. Quindi ecco la ragione della socialità dell'uomo. Ed ecco in terza battuta il valore di quella particolare socialità che pone l'uomo in relazione alla donna, la donna in relazione all'uomo, nel discorso specifico della, usiamo questo termine così, un proprio per la persona umana, della riproduzione. Cioè di dare un futuro alla nostra relazione attraverso il generale. Ecco allora che la persona umana si configura di una socialità e si proietta verso un futuro. E qui, certamente, dal punto di vista etico, infinite domande e campi di riflessione sono legati proprio al valore stesso della trasmissione della vita, legati alla responsabilità di questo atto veramente grande dell'uomo. Ecco, siamo quindi davanti a tre dimensioni che sono al contempo della persona umana e che sono anche, nello stesso tempo, dell'essere animale. Ecco, quello che caratterizza l'uomo è un quid che ha di più e di diverso. San Tommaso dice chiaramente che la ragione potrebbe interpretarla come spirito, potrebbe interpretarla come anima, potremmo dire quel quid che ci contraddistingue in un substrato che per molti versi può anche essere, non dico sopravvenibile, ma con degli elementi si dà. La ragione, lo spirito, l'anima, metteteci il termine che più vi aggrada, dà una luce particolare a tutte le altre tre dimensioni, le specifiche. Ecco, anche qui allora ci troviamo realmente davanti a tutto un insieme di domande etiche, perché ci troviamo nei confronti di queste dimensioni che sono proprie anche degli animali ad affrontarle con una responsabilità propriamente umana. E l'etica si gioca qui. O meglio, l'atto etico si gioca qui, nel momento in cui io, a fronte di determinati valori che io spero ho espresso in macro aree, qui, io gioco la mia libertà. Che non è una libertà assoluta, perché è una libertà di persona umana, che non è una libertà svincolata dal qui ed ora. È una verità, è una libertà storica, che non è neanche una libertà svincolata dal mio principio fondamentale. Fac porum et vita malum. Pertanto potremmo interpretare la libertà, oso dare questo aspetto, sottolineare questo aspetto, come la creatività che io pongo in essere per compiere il bene. Quel bene che mi configura fin dall'inizio del mio essere, per il quale sono al mondo, questi imprinti, il pat bonum e vita mano. Certamente la libertà mi pone nella condizione anche di fare il male, ma questo in un qualche modo contraddice in modi diversi la mia dignità di persona. E rischia di creare attorno a me delle condizioni tali da impedirlo ad altri. Credo che questa dimensione così fondamentale
già vi ho specificato un attimo quel principio di fondo e pone certamente delle domande che debbono diventare molto precise per ognuno di noi. Ma vorrei fare un passaggio ulteriore prima di entrare nel merito del qui ed ora. Il passaggio ulteriore lo colloco, consentitemelo, facendo riferimento alla tradizione biblica, che qui ritengo non essere specificatamente cristiana, quanto attingere ai valori fondamentali dell'umanità. Parlo delle 10 parole, quelle che sono passate come i 10 comandamenti. Possiamo cogliere in questi comandamenti che io riprendo, chiedo scusa di questa specificazione, senza il preambolo storico, riprendo asetticamente fuori dal libro dell'Esodo del Deuteronomio. C'è un preambolo fondamentale, ma che dice: sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto. Questo è il preambolo storico. Ora non lo consiglio. Se volete dopo cercherò di dare una lettura anche con voi. 10 comandamenti significano, possono essere colti come una specificazione ulteriore del fac bono e vita malo, di questi 4 principi fondamentali: sussistenza, socialità, riproduzione, relazione, ragione, e ora si specifica, per così dire, in termini ancora più particolari. Possiamo attenerci semplicemente alle direzioni che ci indicano, senza andare nello specifico. Ci indicano delle relazioni che toccano le dimensioni dell'esistenza, le dimensioni trascendenti. Quindi i 3 comandamenti, le prime 3 parole riguardano Dio. Pongono una domanda forte, che è la domanda del trascendente. L'uomo trova, ritengo, dentro di sé un appello a trascendersi e a non sentirsi appagato da quello che è ora qui. Queste possono assumere risposte diverse, queste tensioni, questi codati dell'uomo a superarsi, ma questa dimensione trascendente è proprio della persona umana. A volte legata ad esperienze anche diverse. Pensiamo all'arte, pensiamo all'amore, alla dinamica dell'amore, pensiamo alla dimensione più specificatamente religiosa, appellarsi a un tu, con la T maiuscola, o che entra nella mia storia verso il quale io cerco di tendere. Quindi la dimensione religiosa, che ha certamente attinente molto forte nella vita etica. Non perché la morale sia solo quella religiosa, ma perché anche nei confronti della religione c'è delle risposte etiche. Ad esempio, il Papa mette in forte relazione la libertà religiosa con la pace. Il discorso del Cruce è andato in questa versione qua. Pensiamo a un uso distorto della dimensione trascendente dell'uomo. La religione, che diventa superstizione. Cioè che diventa un accedere al sacro attraverso una modalità, che so, privatistica e volta al mio interesse. La magia nera. O una dimensione religiosa che mi aliena dalle responsabilità, sia nel senso dell'occhio dei popoli famoso, ma molto di più anche a fronte di responsabilità cocenti che io ho da affrontare, sempre in una dimensione magica, una dimensione religiosa che mi tiene assoggettato l'altro, una dimensione etica non indifferente, parlo proprio dal punto di vista semplicemente etico. E nel mondo cibernetico di oggi, iper-razionalista per certi versi, lo scoppiare di questi fatturati sommersi, di
marchi, fatture e queste vie nascoste nelle quali uno cerca un approccio, ecco la definizione di superstizione è questa, che va oltre al dovuto, perché la religione autentica non alviene mai l'uomo. Vogliamo pensare invece all'altra macro dimensione, che è quella della relazione familiare. Quarto comandamento, c'è cerniera tra quelli tra Dio e il prossimo. Onora il padre e la madre, sta a indicare non semplicemente la relazione con il bambino col proprio genitore, ma il riconoscimento della dignità del genitore e della dignità del figlio, nella trasmissione vitale di tutto un mondo, che è la tradizione che viene data nel percorrere delle generazioni. Quindi si specifica, diciamo così, questo discorso, attraverso qui una parola apparentemente apodittica, perché in italiano le 10 parole sono l'imperativo, onore il padre e la madre. L'ebraico pone spesso la prospettiva futura. Onorerai il padre e la madre, sottinteso, se vuoi essere libero nella terra che io ti do, la terra promessa. È il deserto. Non voglio darne la teologia. Ecco, poi ecco la grande dimensione relazionale sociale. Il comandamento, dal quinto, diciamo, all'ottavo, e poi con specificazione del nove e del decimo, ci parlano queste relazioni prossime dell'uno con l'altro, il non uccidere, il non giocare il corpo sulla via dell'impurità, la cornelia greca, il non rubare, il mantenere rapporti di veridicità all'interno delle relazioni, e poi il senso, diciamo così, del rispetto dell'altro, dei suoi affetti più intimi. Non desiderare la donna d'altro, che può essere letta tranquillamente l'uomo d'altro, siamo in un semitismo, non desiderare le cose d'altro. Non vorrei andare anche su questo, perché è una pina scivolosa per me, dove ci scivolerei volentieri, avendo fatto insegnato morale per tanti anni, ma mi fermerei a cogliere come questo principio generale, per così dire, si specifica sempre più. Qui ci fermiamo. Perché più il principio generale, più assume un carattere universale, più si specifica, si colloca nella nostra situazione particolare. E qui si innesta la scelta etica. La scelta di vita puntuale, qui ed ora, ma anche la scelta di una via piuttosto che un'altra, un'opzione di fondo del mio esistere, che è collocato nella via del bene o che è collocato in via limitrofe, se non addirittura nella via opposta. Quindi si colloca realmente un concetto etico, secondo me, di primaria importanza. E lo colloco proprio nella dimensione etica, non tanto teologica, che è la coscienza morale. Cui termine stesso, che è la capacità che ogni uomo ha dentro di sé di cogliere il principio fondamentale dell'esistere, la sua realtà di persona, a fronte di questi valori, le 10 parole, e di vivere qui ed ora, in una scelta puntuale, che insieme ad altre mi delinea uno stile di vita, sempre soggetto al rischio di essere messo in crisi, perché la nostra umanità è tale, e sempre soggetto anche al miglioramento, al crescere. Allora, il discorso, ma non voglio tardare troppo, il discorso qui si colloca sotto un profilo, secondo me, estremamente interessante, perché ci parla direttamente della città più profonda che ci ha, cioè la capacità di cogliere
il vero e il bene e di attuarlo in un modo creativo qui ed ora, come persona singola. In un modo analogico potremmo dire come gruppo, dal gruppo più piccolo alla famiglia, alla coppia, fino a perché no, certamente sì, ma un gruppo di persone che si ritrova in una lettura della persona che intende perseguire determinati fini in ordine alla collettività della persona. La coscienza morale, bravissimamente, quindi è parte della dignità più profonda della persona. E sono innumerevoli casi che una persona rifiuta l'autorità, rifiuta l'autorità che diventa potere, ecco, in quel senso, o rifiuta un'imposizione in base alla propria coscienza, fino ad arrivare al martirio. Questo è. Indica, però tutto questo indica che mi appella ad una realtà interiore che è superiore alla forza, alla violenza, e a un certo modo di porre la legge. In un certo modo. Poi la coscienza certamente è questa laboriosità, è un cuscire, cioè mi mette insieme tante cose, volta ad una scelta etica. Ecco allora la capacità di coscienza che va, diciamo così, educata costantemente, fortemente e costantemente, mi deve mettere nella relazione, nella capacità di vedere tutti gli elementi per fare questo. Non è dato per scontato. L'uomo ha la capacità, ma questa capacità può anche essere impedita o non resa attuale per tante ragioni. Per tante ragioni. Certamente qui mi dicono, ma ci saranno probabilmente anche persone che lavorano nell'ambito psicologico, che non è mio, oppure in altre situazioni similari, educative, come la persona riesca anche a maturare col tempo, casomai liberandosi da condizionamenti interni ed esterni, una capacità di coscienza. E che so, laddove non avvertiva il male, proprio perché se libera progressivamente, sente la paura del male e il rimorso, che è un sintomo forse estremamente bello. Perché se uno ha rimorso, è segno che ha una coscienza viva. Ma vorrei brevissimamente allora, quindi è una capacità, diciamo così, armonica di arrivare qui ad ora componendo valori diversi. Certamente la coscienza che cosa chiede? Chiede a me di realizzare il bene ora, a fronte di un problema particolare che sta a me risolvere. Allora è un lavoro impegnativo, forte, che deve mantenere alcune caratteristiche, che queste sì sono proprie dell'agire secondo coscienza. Deve essere una coscienza che nasce dal desiderio di cercare il bene, e di cercarlo con un cuore sincero. Quando noi siamo davanti ad una persona che è animata da questo, vuole cercare il bene qui ed ora, questa persona ci dà fiducia. E casomai potrà avere parere opposto al nostro, ma ci mette nella condizione di apprezzare questo tentativo e la sicurezza. Perché questo non mi porta da un'altra parte per. Certamente la coscienza allora deve avere il carattere della rettitudine. Della sincerità. Quello che è contrario a questo non ha alcun valore morale, è pernicioso. La persona che fa finta, o addirittura persegue qualcosa d'altro piuttosto che il bene, è la persona che mette in difficoltà la relazione di gruppo. Ecco, quindi in termine etico si dice che la coscienza viziosa non ha nessun diritto. La vita della persona mantiene sempre il suo dio. La coscienza allora che è retta cerca il vero, cerca quindi una risposta vera alla soluzione, con tutti i pericoli di cercare appunto
questa verità. E qui ci troviamo davanti in alcuni ambiti, anche professionali, credo, a grandi difficoltà, le novità incessanti, i problemi sempre più forti che emergono. Ma con sincerità uno cerca il bene e il bene. Allora ci troviamo davanti anche a una persona che nella ricerca di questo può fallire. Può fallire perché siamo limitati, può fallire perché c'è un difetto di informazione, può fallire per ragioni inerenti alla propria umanità. Allora la coscienza vera può essere erronea, può sbagliare, o in un modo superabile. Allora in questo caso necessita di un impegno maggiore. Ecco, allora anche un bel modo armonico a volte di cercare la verità insieme. Ma può anche succedere che una persona non giunga al vero perché è impedita da forti condizionamenti interni o anche da una cultura che gli impedisce di vedere. Ci troviamo davanti al dramma di una coscienza che è invincibilmente erronea, cioè di una persona che mette se stesso in modo sincero sulla via sbagliata. Anche qui fa parte della nostra umanità. È chiaro che qui ci poniamo problemi seri, inerenti ad esempio alla sicurezza, una richiesta di perseguire ad esempio la propria finalità con la violenza che arriva a uccidere, oppure con l'attentato alla proprietà o ai beni che sono fondamentali per lo Stato e che in questo caso per la società. Anche qui fa parte dell'agire generale, di riconoscere la dignità di una persona che sbaglia comunque di perseguire questo. Certamente un altro elemento della coscienza è il dovere agire. Qui ci poniamo nella condizione dove l'uomo non cerca più la verità per contemplare, non cerca più il bonum universale per contemplare, ma cerca per agire. Ed è richiesto agire qui e ora. Allora, noi abbiamo bisogno di avere questa capacità di scegliere, quindi di rischiare. È chiaro che ci troviamo davanti a scelte capitali nella vita, scelte che ci determinano e che determinano anche lo sviluppo di altri. Ci troviamo davanti a situazioni così professionali, di vita, dove scelte casomai non fondamentalissime ma importanti vengono richieste in continuazione. Ci troviamo davanti anche ad atteggiamenti, a stili di vita nei quali noi con naturalezza scegliamo, quasi come se fosse ormai un attributo acquisito dentro di noi. Se questa non è un'abitudine, diciamo così, chiusa, è virtù. Virtù, che è una parola vecchia che va sdoganata, ma è splendida, vuol dire la capacità che ho acquisito, che mantengo, di compiere il bene inerente un certo concetto. Se il giornalista non me lo mette sulla gazzetta, io direi una cosa, come cerchiamo di essere. Io sono da questo umore oggi, comunica la presentente. Io sono stato testimone oggi del fatto di una persona povera che non ha neanche dove andare a dormire, oltre che non ha un lavoro, che ha trovato il classico portafoglio bello imbottito di biglietti da 100 euro e l'ha consegnato così, senza neanche aprirlo. Cioè, aprirlo, sapeva bene cosa c'era lì. E questo l'ha trovato, diciamo così, vicino al luogo dove lui intende andare a dormire. Però così. Questo è un atto eroico. Lui l'ha detto semplicemente. Questo è quello che io ho sempre fatto. E questa signora, stasera,
si trova i suoi documenti, questa persona è estremamente povera. Forse fa il più povero di padre. Questa è virtù, ma non nel senso incredibile, è semplicemente l'attitudine a fare il bene, che diventa poi concreta, in gesti concreti. È chiaro che questo fatto comporta la capacità di mettermi in gioco così, di essere sincero, di cercare il bene, di rischiare, determinati valori comportano un'abitudine che diventa uno stile di vita che ha preso nomi diversi. A me piace parlare di stili di vita, si può anche parlare di un'opzione di fondo del proprio esistere, che però è come uno di quei lunghi ponti di legno, quelli tenuti su da tanti tronchi, che deve sempre essere sostenuto, perché la persona umana fa esperienza anche dello scacco, fa esperienza anche del male, senza dover andare a disturbare il concetto teologico di peccato. E questo credo sia un'esperienza che non c'è bisogno di dimostrare. Quindi questo indica, quindi, sotto un profilo etico, un percorso che siamo partiti decisamente da lontano, però a mio parere è come così, piantare le fondamenta che consentono poi alla casa di rimanere salda, di riconoscermi abitato da una verità e non, dicevo ai miei studenti, una scatola di Lego che posso fare e disfare come voglio. La verità del bene. Capire che questa si intreccia con valori fondamentali che ho dentro di me, e su dimensioni fondamentali, mi pone nella logica di una grande responsabilità, che devo chiamare ogni qualvolta decido, e che alla fine, diciamo così, costituisce una parte significativa della mia dignità di persona, oltre che creare il bene dell'altro. Non riuscire a comporre questo bene che mi abita con le scelte, perché non con il mio futuro. Io vi ho fatto uno spaccato veloce, non so fino a quanto abbia risposto alle vostre attese. Vorrei, se mi date un minuto, poi non so se valga la pena che faccia questo discorso. Poi casomai si viene fuori dopo. Secondo me questo discorso è un discorso che va, diciamo, a intercettare l'uomo, la persona umana, nel suo esistere, anche di religioni diverse, anche di forme, diciamo così, di pensiero diverse. È una proposta che credo che possa essere trasversale, per così dire. Mi fermerei qui, perché quello che potrei dire oggi, dopo, è che di questa cosa si può fare anche una lettura teologica. Potrei scalare un pochino quello che è stato detto in termini generali della realtà mia, che è l'unica fondamentalmente conosco. Parlare di etica per un medico si presta a tanti discorsi. Le faccio una domanda molto concreta, molto. Lei dice, etica è cercare il bene qui ed ora con sincerità e rettitudine. Lei ritiene che questo
imponga una sorta di coerenza al singolo e quindi ne derivi una necessità di impegno e quindi una denuncia di fronte a situazioni che etiche non sono, anche se magari accettate in un contesto sociale più ampio. Non so se mi sono spiegato, ma se vuole faccio un disegnino, una cosa molto semplice. Parlare di etica nella sanità non è soltanto parlare di bioetica, per esempio. Etica vuol dire anche parlare di risparmi della società, di risparmi nella sanità, perché quello che non viene speso bene può tradursi in un grande svantaggio per molte persone. E questo io, ahimè, ho constatato molto spesso. E allora mi chiedo se in una situazione come questa l'impegno, la denuncia, la prendere posizione, il fare è un obbligo o è una cosa che ognuno deve fare nel suo piccolo, cercare di nel suo piccolo di lavorare al meglio. Cosa ne pensi? Sono un po' provocatorio, però piace anche sollevare un po'. Parlare di etica vuol dire mettere noi in relazione anche a valori fondamentali. Lei, come da quello che ho capito, porta nel discorso dell'ambito medico, ma potrebbe essere anche in altre situazioni, il tema della giustizia, cioè il dare ad ognuno quello che necessita a partire da un'equa distribuzione delle risorse, che non sono infinite. Pertanto, certamente c'è nell'ambito professionale, che è il codice etico deontologico, in questo caso dei medici, ci troviamo davanti a quell'ambito dell'etica che è la bio. Ma c'è un discorso freddo che è inerente alla persona umana ed è inerente alla società. Il valore morale ha di per sé un carattere collettivo, un carattere imperio, conativo. Cioè, se io vedo e recepisco il valore, sono obbligato ad attuarlo. Questo tocca appella alla mia coscienza. Valore etico non è semplicemente qualcosa che mi passa davanti come una bella macchina che non potrò mai guidare. È piuttosto qualcosa che si impone a me. E fa parte a quel momento in cui io l'ho visto della finalità della mia esistenza, un valore teleologico. Non è indifferente nei confronti del fine del mio esistere. Allora, qui a questo punto, a fronte di sprechi, a fronte di una cosa non buona distribuzione dei beni, una persona non può rimanere indifferente, fare il gioco delle trascine. Certamente dovrà collocare una domanda dentro di sé, se in qualche modo uno sia partecipe anche di questo, e vedere quali siano le vie migliori, più efficaci per fare questo. Ci sono allora delle aggregazioni, ci sono allora dei comitati, ci sono allora delle situazioni sociali le quali agire. Certamente questo comporta sempre un limite, un certo rischio. Questo fa parte del leader etico. Poi ecco, c'è a questo punto una, e qui entra in gioco la coscienza, che a volte è difficile
arrivare tramite la coscienza a scegliere la cosa migliore. Ecco che qui c'è veramente il grande lavorio della persona umana su se stessa, alla quale, lavorio al quale non ci si può sottrarre. Adesso vado in un altro ambito, ma uno degli ultimi casi che un amico mi ha portato, ingegnere che si trova in un'industria, non ne parlo, non lo dico così per dire, ma è realmente una situazione che mi è venuta da morte. E un amico che mi telefona dandomi a sua volta il numero di questa persona. Questa persona aveva, questa industria, aveva avuto delle commesse da un partner che non aveva mai avuto. A tre situazioni di camicia d'altro si erano arrivati a questa situazione. Questa parte della costruzione dei motorini, dei motori idraulici. Fa i suoi studi, fa tutto. A questo punto, padre di famiglia, quattro figli, capisce che serve per un sicuro. Cosa fa? Allora, io non mi hanno detto costruisci un sicuro che ammazza tanta gente. Dall'altra parte, la mia professionalità mi ha fatto capire dove va a finire il mio sforzo. Allora io a questo punto sono una persona che materialmente fa una cosa, sono una persona che intenzionalmente, anche se costretto dalla crisi economica, compie un atto che fa che porterà alla morte. Questo è il dilemma di questo padre. Ci siamo lasciati dicendo. Finora la cosa ha evitato direttamente il mio studio, ma adesso mi guarderò attorno per cercare un altro. Perché dicevo, faccio fatica dopo a guardare i miei figli con quello che rischio di costruire. Comunque, ci sono problemi. Uno dice, dove posso andare a porre il problema a livello della mia azienda, dove posso andare a porre da loro, dove posso andare nel mio piccolo. Ecco, questa è la coscienza. Certamente un atteggiamento di questo genere, cioè di una persona che si pone il problema, mi appare un atteggiamento estremamente costruttivo. Non solo per sé, ma per il contesto. Pone i problemi, vero. Quindi io credo che a fronte di una conclamata ingiustizia non possa rimanere. Certamente poi c'è tutto un discorso di modalità e di efficacia. E qui il carattere conativo del valore pone anche problemi alla propria coscienza, ma anche a scelte che sono anche. Domande? Prego, prego la chiesa. Possiamo parlare di etica come un insieme di valori universali al di fuori del tempo? Lei è partito dai 10 comandamenti, ma ci sono i principi che restano comunque inalterati nel tempo e nella situazione, in ogni luogo, per ogni attività. Personalmente ritengo assolutamente di sì. Io sono arrivato alle 10 parole per ragioni, io le ritengo universali, tanto io credo che la persona umana in quanto tale sia depositaria, usiamo questo termine, abbia un influente di alcuni valori fondamentali. Sono fondamentalissimi. Possono anche essere, diciamo così, col tempo affinati o addirittura dimenticati, che costituiscono il proprio patrimonio. Questi sono i valori che sono fondamentali, proprio li metterei nei quattro principi fondamentali, il valore dell'esistere, il
il valore della relazione, della giustizia, la vita, la giustizia, la riproduzione, cioè il valore relazionale stretto. Io credo che questi siano valori di fondo che consentono, che sono propri della persona, che anche da un punto di vista fenomenologico dobbiamo più o meno evidenziare nelle varie culture, che consentono il dialogo. Il dialogo autentico, anche non solo per latino. Poi lei mi insegna che, come persona di legge, questi valori necessariamente devono trovare spazio dentro a forme di costruzione. In questo modo io mi sento di, qui il termine, so che ad alcuni può essere non simpatico, però io credo ad un diritto, una legge naturale che abita la persona umana, composta da questi valori fondamentalissimi, ai quali noi possiamo attingere. Questo dà sicurezza, la scoperta di questo dà sicurezza, perché rimette davanti noi ad una persona ignota, a una persona che con me condivide il valore del bene, il valore del giusto, il valore. Poi può succedere. Certamente alcune culture possono enfatizzare un valore e negare un altro. E viene questo genere. Però questo, a mio parere, è fondamentale. Prego, Luca. Ci può dare una sua identificazione, non dico definizione perché ha detto di voler evitare la definizione, ma una sua identificazione di etica e di moralismo. Faccio la domanda perché oggi, forse lo è anche in passato, ma si avverte un grande squilibrio tra una generale enunciazione, desiderio, anelito di comportamenti allineati all'etica e poi una serie di fatti che invece sono esattamente nella direzione opposta. E normalmente chi cerca di opporsi o comunque evidente viene tacciato di moralismo, moralista, moralista dietro la quale offesa. Ma mi interesserebbe sapere la sua. Io la ringrazio molto di questa domanda perché dico, mi introduco con una cosa un po' forte, poi dopo cerco di spiegare, ma è forte. Il moralismo è la metastasi, è una metastasi della morte. È un suo deterioramento, è la contraddizione della morte. Adesso cerco di spiegare. L'atteggiamento morale, permettetemi qui l'esperimento di fonetica, li considero uno detto in greco, l'altro detto in latino, cioè abbastanza uguali, sinonimi, ecco, poi ci servono delle distinzioni, ma le facciamo male. L'atteggiamento morale, la scelta morale, deve avere un fondamento. L'imperativo fa questo, deve avere le spalle unificative. Questo perché così? Perché devo essere giusto? Devo essere giusto perché dentro di me io sono una persona sociale. Quindi deve essere un atteggiamento fondato. La morale ha sempre un fondamento. Anche i 10 comandamenti, quelli uso nel senso più deleterio, come qualcuno potrebbe intenderlo, dell'imperativo, anche in realtà un fondamento. Radicato profondamente. Quindi deve essere motivato, deve essere quindi radicato e deve tendere al fine della persona, alla mia realizzazione autentica di uomo, attraverso un percorso. Quindi deve avere un'origine, un archè, deve avere un telos, un fine.
e deve assumere degli atteggiamenti che vanno nella direzione della crescita della persona. Se non è così, c'è qualcosa che non funziona. Questa è la morale. L'atto morale è un atto così, così. Ad esempio, un'educazione morale è volta a far scoprire all'educato le ragioni profonde per cui deve fare questo. E fare capire il bello. L'atto morale deve avere una finalità amabile. Deve essere posto in modo amabile. E fa così perché devi fare così, o perché il 51% delle azioni è un'azione eteronoma ed è un'azione violenta. Dov'è il moralismo? Il moralismo è quando io impongo un atto senza radicarlo nella profondità della persona e senza finalizzarlo al bene mio e della collettività. Loro atteggiamento moralistico è una predica vuota. Fammi capire perché devo fare così. Fammi capire perché questo porta al bene. Tanto più è moralistico un atteggiamento di chi proclama qualcosa senza dirlo. Perché l'atteggiamento morale non è il consegnare l'elenco delle virtù, ma è il mostrare un atteggiamento amabile che la persona vive in quella vita. Quindi uno può riempirsi la bocca di etica, ma essere assolutamente immorale. O uno può riempirsi la bocca di questi proclami ed essere ancora peggio amorale. E vuol dire che non riesce neanche a percepire che c'è un limite dell'illecito. Quindi il moralismo è il deteriorarsi della morale. Allora l'atteggiamento etico e morale vero fa un tutt'uno con la realizzazione della persona. Alla fine tu non sei più sfortunato, dico un più generico, più sfortunato perché hai un codice etico. Al contrario, il codice etico diventa la strada della mia piena realizzazione. Chiaro che nel momento in cui c'è un valore e lo devo attuare qui ed ora, questo è soggetto anche a cambiarsi dei tempi, alle situazioni storiche che mutano. Pertanto questa situazione deve essere sempre sollecitata, diciamo così, ad un aggiornamento, ad un'attenzione. Questa è l'opera della coscienza. Se no rischio di avere un atteggiamento morale che diventa moralista. Prego. A me ho colpito una cosa di quello che ha detto, e cioè il fatto che non ha fatto riferimento al comandamento ama il prossimo tu come te stesso, e quindi a questo amore in relazione con l'etica, cioè a parte dei 10 comandamenti dopo Gesù Cristo. Lei signora mi tira la volata, c'è una... Definirei innanzitutto dammi il prossimo tuo come te stesso, che la regola aurea, non tanto come un fatto teologico, quanto come un fatto riscontrabile nella sapienza umana. Il termine, la regola aurea, come anche i contenuti dei 10 comandamenti, noi li ritroviamo nelle letterature parallele alla letteratura biblica, arrivando ad una sapienza, diciamo così, molto profonda, molto acuta, sull'essere dell'uomo, sulla persona umana. La prospettiva teologica si innesta totalmente, vorrei cercare di farvi capire, si innesta come origine, come compimento, lasciando assolutamente valido un procedere, diciamo così, semplicemente umano. Mi spiego. Noi abbiamo parlato del principio fondamentale fac bonum et vita mali. Il cristiano dice, la Bibbia ci dice,
che l'uomo è stato creato in immagine e somiglianza di Dio. Dio è amore. Il fatto che noi amiamo, vogliamo amare, è dato dall'impronta che noi abbiamo. E ancora di più, la dimensione sociale, la ricerca dell'altro, la compagnia di una telefonata fino all'amore più profondo, corrisponde ad una vocazione teologica, biblica. Dio che crea l'uomo non è solo, è comunione di padre, figlio, spirito santo. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, per chi è nella logica della fede, significa fare la persona umana chiamata alla relazione intrinseca. E potremmo andare avanti su questo. I 10 comandamenti che io ho citato come regole umane hanno, e tali sono riscontrabili in modo sparso come elenco in altre culture, hanno nella Bibbia un preambolo storico fondamentale. Io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto. Non avrai altro Dio di fuori e poi via. Questo preambolo storico è fondamentale, perché pone le regole esclusivamente umane nella relazione tra Dio e il suo popolo. E come vie certe per arrivare alla terra promessa. Questo che cosa indica? Che l'appello che Dio fa al suo popolo è un appello di riscoprire e vivere profondamente quell'umanità di cui lui è dotato, l'uomo, la donna, la sua immagine e somiglianza. Andare oltre, se questo è lo dice, andiamo a vedere il compimento. Il compimento io lo vedo in un versetto di Giovanni 19, quando Pilato, che non fa ovviamente una bella figura di diritto all'applicazione del diritto romano. Pilato porta fuori Gesù, dopo che c'è, leggetelo qui, il capitolo 19 e il capitolo 20, sono 7 scene nelle quali Pilato esce, poi rientra, esce, rientra, è proprio un'azione scelta. A un certo punto tira fuori Gesù e dice, eccelo. Questo dice la verità profonda dell'uomo per la fede. Chi è l'uomo realizzato? Il Cristo. Ama il prossimo tuo come te stesso, come Cristo ha amato. Amato fino al punto di dare la vita per l'uomo. Fino al punto di andare in croce perdonando quelli che non volevano essere perdonati. Perché Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. E io li chiamo. Quindi io credo fortemente, questa è una mia convinzione profonda che mi ha guidato anche quando ho dovuto fare, pur essendo prete, non dico un lavoro diverso, però nel consultorio familiare dove io facevo, ascoltavo tante persone. Io credo veramente che ci sia un percorso propriamente umano che può essere condiviso da tutti, da tanti, quanto che abbia il valore in se stesso, ma che abbia l'origine in Dio e che abbia il compimento in Cristo. Ma questo valore che detto in me, che chiamiamo questo percorso etico, mantiene la sua vita. Mi dispiace fare un balzo di 2000 anni, no? Ma le vorrei chiedere questo. Per un individuo che ha una etico, che vuole avere un atteggiamento etico, qual è il livello minimo o massimo, o se non esiste, di interessamento alla politica come vita pubblica? Non è quindi come vita interiore, non come una vita per lezione. Quello è importante, sempre su terreni, sempre su terreni. Sì, che stavo nell'etica. Io credo che da 2000 anni come adesso ringraziamo Dio, perché io credo molto l'agire della polis, sempre stata una caratteristica dell'uomo che è eminentemente sociale.
cioè anche che la forza del personalismo, della dignità della persona, offerta anche dalla fede, dalla visione biblica, sia certamente un grande aiuto. Allora, l'apporto minimo massimo, io credo che sia proprio legato al valore sociale della persona. Io, nessuno di noi può uscire, può chiudersi in se stesso, noi non siamo del mondo, siamo eminentemente sociali. Quindi il mio agire è un agire politico, da quel poco che posso, da quello che faccio quotidianamente, fino a riscontrare dentro di me una, oltre che a un desiderio, uno sdegno, anche una vocazione politica. E credo, ad esempio, che l'agire politico possa nascere nelle semplici relazioni familiari. La relazione educativa è una relazione anche politica. La democrazia, la giustizia può essere appresa, deve essere appresa in casa. Talmente se la persona, il bambino, ad esempio, gode della fraternità, che viene tutto per sé. Questa è certamente un'azione indirettamente politica. Come nascono dei rapporti che io ho con il canerotto del vicinato. Non voglio fare discorsi dall'etica della linea dell'altro di Stocco, ma credo che siano lì i fondamenti. E uno li apprende. E questo cresce man mano che la persona esce dalla stessa cerchia, fino ad arrivare a riscontrare dentro di sé una possibile vocazione a partecipare alla vita. Della vita politica, che certamente va fuori discussione, va liberata, va ricondotta al valore profondo della socialità. Facciamo politica per il fatto sociale. E va ricondotta al valore del bene comune. La finalità della politica è il bene comune, che non è la somma di beni materiali, ma è mettere la persona nella condizione. Un massimo, un minimo, io non so, delinearlo, quantificarlo con dei limiti, dico soltanto che l'atteggiamento nel compiere azioni apparentemente semplici deve essere un atteggiamento capace di aprirsi alla politica nel senso di sociale, fino ad arrivare anche ad una vera e propria chiamata, diciamo così. Qui potremmo fare un discorso. Io forse la persona. Prego, professor Macaluso. La ringrazio molto per il commento che ha fatto la frase, anche il prossimo tuo con te stesso. A questo punto, questo che voglio dire, se è giusto dire, ama il prossimo tuo, come Gesù vuole. Perché lei parlava di una partenza e una vita. Perché me stesso è già limitativo per gente. È limitativo perché se io non ho non amo me stesso, non posso amare gli altri. È possibile questo? Da quello che mi ha. Io sono convinto. Sì, sì, io sono pienamente d'accordo con lei. Direi, potremmo anche dire, ama il prossimo tuo come l'amato Gesù. E cioè, con la scelta di vita che io faccio. Evidentemente egoistico, cioè, in un modo, non dici, come te stesso. Ci può anche essere questa venatura. Nella regola aurea, il come me stesso vuol dire che io tengo molto alla mia persona, pertanto tengo alla persona dell'altro. Ma certamente può essere anche visto e letto in modo intimo. Quindi, in una logica a questo punto di fede, lo direi anche semplicemente di cercare un modello di vita realizzata. Ecco, il riferimento a Gesù toglie da questo imbarazzo, per così dire, e da questo rischio di abitare. Sono molti studi, molte riflessioni
che collocano anche Gesù come modello di vita piena, di vita realizzata, della capacità di essere buono. Ma credo che questo lo possiamo cogliere col meglio, in modo pieno, della logica della vita. Io ho davanti a me delle letture molto belle dei Vangeli, proprio andando a cogliere l'atteggiamento che Gesù ha nei confronti del suo modo di amare l'altra persona. Mi viene in mente perché c'è una frase veramente lapidaria di Agostino, nell'incontro di Gesù di padre Giovanni X con l'adulta, questa donna che viene strattonata lì perché è sorpresa in adulterio. Chiarisce subito il termine, si sente peccato, la legge diceva, il moralismo avrebbe detto, prendendo la legge senza lo spirito, lapidarlo. Era anche bello, ma dolce per un certo verso. Bello nel senso, forse nel senso che non c'è la figura del buono nella vita. C'è un popolo che stacca da sé un altro sempre. Allora, Gesù pone il problema. Chi ti vuole sempre peccato? Compreso l'uomo che scagli la tua pietra. La tua pietra scagliava l'accusatore. Doveva assumere su di sé la responsabilità di quel gesto che può diventare dell'accusatore che lanciava. E poi, grande incontro, questa scena, questa piazza vuota, dove dice Sant'Agostino, è in quello il tuo solo, misera e misericordia. Vale la misera e la misericordia. E Gesù dice, donna, chi ti ha condannato? Nessuno. Neanche io ti condanno. Ti accetto, ti voglio. Allora va. Mette davanti una meta, a partire dalla fiducia, dall'amore e dall'accoglimento della tua persona. Però nella verità ti dico, c'hai una meta davanti, vai. Io credo, ami il prossimo tuo come te. Può voler dire davanti la persona, adesso usciamo dalla figura, davanti alla persona che mi ha recato offesa. Rimetterlo nella mia fiducia, dargli o darle un futuro ai miei occhi. E perché no? Camminare insieme su una via nuova che nessuno mai ha calpestato, che è la nostra riconciliazione che nasce in questo momento. Gesù fa così. Ama con me, ama così. Se non ci sono altre domande, allora, mi piace l'immagine di un'etica che come valore universale, prescindere dalla religione. Il nostro vescovo si è attraversato un sentiero e i Rotari e tutti i rotariani dovrebbero conoscerlo già, questo sentiero. Però capita spesso che il rotariano perda la strada. Quindi speriamo che, visto che stasera il nostro vescovo ci ha regalato una bussola, di trovarci più forti e per il futuro di incamminarci su questo cammino, su questo sentiero etico che abbiamo abbracciato nel momento in cui abbiamo deciso di entrare nel Rotary, che è qualcosa di più di un movimento di opinione, di un club, è qualcosa che personalmente, ma credo tutti coloro che fanno parte di esso siano assolutamente consapevoli del fatto che è una risorsa, è un patrimonio importante. Noi ringraziamo Sua Eccellenza Monsignor Enrico Sogni e il guidoncino l'ho portato quando ci siamo incontrati la prima volta. E volevo omaggiare a nome di tutto il nostro club
incontro di Polari con la data e la dedica della serata. In più, finisco, anche se sono fuori dal seminario, ho scoperto con grande, grande soddisfazione che il nostro vescovo-interista, come io, mi permetto di omaggiarmi una stellina dell'Inter. Ci vorrebbe almeno una leggina all'anno, questa, e poi non è una cosa. No, grazie a voi, grazie a voi.